Colleghe e colleghi, buongiorno, bentrovati. Siamo addirittura d'arrivo con le dichiarazioni e abbiamo dei termini perentori non soltanto per il concordato preventivo, ma anche per quella che è la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Infatti, tutti coloro che hanno l'anno fiscale coincidente con l'anno solare devono redigere, firmare digitalmente e marcare temporalmente i documenti relativi alla TP Policy. E quindi andare a fare quella che è l'attività di elaborazione del master file e del documento nazionale. Il master file potrebbe essere anche quello del gruppo internazionale, purché sia in inglese, mentre il country file o documento nazionale dovrà essere redatto secondo quello che è il provvedimento del 2020, che prevede analiticamente non solo la documentazione come deve essere redatta, ma anche il suo contenuto specifico. Tanto che vi sono proprio indicati nel provvedimento i capitoli con i paragrafi a cui rispondere. Perché questo è importante? Perché se la TP policy e quindi la documentazione è correttamente redatta e marcata nei termini, questa contiene la cosiddetta penalty protection e quindi ci elimina quelle che sono le sanzioni sia amministrative che penali. Qualora noi ipotizzassimo di avere una dichiarazione integrativa, la TP Policy non potrebbe essere rimarcata e rifirmata, quindi allungando i nostri termini, se non nel caso in cui l'integrativa fosse collegata ad una variazione, ad esempio, dei prezzi di trasferimento, quindi un errato calcolo. In questo caso una dichiarazione integrativa potrebbe essere ammessa perché, e quindi una TP integrativa proprio perché l'errore e l'integrazione sono connesse ai prezzi di trasferimento. Qualora noi ponessimo in essere una dichiarazione integrativa perché è stato indicato erroneamente un costo o non è stato indicato un ricavo, in questo caso la TP policy è congelata alla data di presentazione, quindi al termine ultimo, che è la data di presentazione della dichiarazione originaria, per noi il 31 ottobre. Ecco quindi che chi è in questa situazione è opportuno che si dia una mossa perché manca oggettivamente semplicemente una settimana alla scadenza. Perché dicevamo è importante? Perché nella TP Policy noi andiamo ad affrontare tutta una serie di temi, tra cui quelli relativi ad esempio al mondo delle royalty, al mondo degli intangibles, quindi di quelli che sono marchi e brevetti. Ed è importante perché questi hanno anche un riflesso su quelle che sono le ritenute in uscita, quindi attenzione che qui all'interno andiamo anche a far emergere eventualmente se abbiamo errato nell'applicazione anche della withholding. Importante però è che con questa noi stiamo stabilendo dei confini all'interno dei quali probabilmente si muoverà l'agenzia nel momento in cui c'è una verifica e questo ci riduce notevolmente il rischio fiscale. Quindi in tema di tax frame control, scusate, e di assetti organizzativi, la presenza di una TP policy rispondente a quelle che sono le indicazioni è fondamentale anche proprio per prevenire eventuali rischi. E questo è importante per tutti i soggetti che hanno una capogruppo estera, che quindi spesso fa un calcolo di quello che è il prezzo di trasferimento sulla base di politiche che non sono determinate secondo dei criteri di mercato. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo quello che è il parametro che avremmo dovuto avere come criterio di mercato, dall'altra parte abbiamo quello che viene applicato. La differenza risulta essere proprio il nostro, diciamo, il nostro range di rischio e questo serve anche alla capogruppo per eventualmente modificare la propria policy, cosa che può succedere. Infine, non dimentichiamo che questi soggetti, quindi coloro che sono parte di un gruppo, per verificare se devono annualmente manutenere il documento oppure possono averne uno per più anni, devono verificare l'intero gruppo e quindi non solo la società italiana. Quindi la società italiana potrebbe essere una piccola PMI che quindi rientra perfettamente nei canoni per disapplicare la manutenzione annuale, quindi l'aggiornamento annuale del documento, ma l'intero gruppo esce da questi parametri. Infine, ultima cosa, per i servizi minori si possono tranquillamente applicare dei range standard, quindi quelli che sono i servizi a basso valore aggiunto, come potrebbe essere la contabilità accentrata di gruppo. Ecco quindi che il nostro termine del 31 ottobre per la maggior parte delle imprese è un termine perentorio. Se entro il 31 ottobre il documento non è marcato e non è firmato, il documento
non sarà valido ai fini della penalty protection. E quindi il nostro lavoro, diciamo che sarà utile, ma comunque non sarà utilizzato per azzerare completamente le sanzioni. Buon lavoro a tutti, buoni concordati e per chi ha l'ATP policy, buona corsa a concludere i documenti.